mettere sul balcone. Un fine settimana a 1500 metri da terra per appassionati e turisti delle mongolfiere. Dal 30 giugno al 2 luglio, infatti, la Charbonnier Mongolfiere, la più prestigiosa compagnia aerostatica d'Italia con sede in Valle d'Aosta, è stata ospite per il decimo anno del Balcone delle Marche, grazie all'evento promosso dall'ASCAT, Associazione Operatori del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo, presieduta da Adamo Gentilini. Famiglie e curiosi giunti da tutta la regione hanno atteso la partenza delle mongolfiere, emozionati dalla velocità con cui queste si sono alzate in volo e hanno offerto ai fortunati viaggiatori un irripetibile colpo d'occhio su tutte le Marche. In questo evento abbiamo 14 posti, siamo in 4 mongolfiere, di cui 2 per il trasporto di passeggeri. Questa è l'unica location in cui si vuole in mongolfiera nelle Marche. La richiesta è per regali di compleanno, coppie, anniversari. Adesso va di moda anche la proposta di matrimonio in mongolfiera. Ne facciamo parecchie al mese e fanno questa sorpresa e fanno una dichiarazione d'amore in volo. Questa è la volontà dell'Associazione dei Commercianti di Cingoli di avere questo evento particolare, quindi il territorio si presta al volo, è molto bello, sul volo delle Marche è bellissimo, sono i campi di grano alternati con i girasoli, molto fotografico, e qua siamo sul Balcone delle Marche, quindi il panorama è eccezionale. L'idea è nata per fare una cosa nuova, per attirare anche un pubblico un po' più vasto anche a livello nazionale. Per organizzare una cosa del genere c'è bisogno di tanta esperienza, cioè un iter burocratico abbastanza complesso che però negli anni abbiamo messo a punto. Però non è una cosa così semplice, perché poi ci sono in campo anche fattori come il meteo, soprattutto il vento. E questo evento ha dato modo di portare il nome di Cingoli, di questo bellissimo borgo, al di fuori delle mura, anche a livello proprio nazionale. Per gli appassionati del volo ritrovano il nome del paese legato a questa manifestazione. Noi ringraziamo tutti i commercianti di Cingoli, ringraziamo il comune di Cingoli che negli ultimi anni ha collaborato pesantemente anche alla riuscita di questa manifestazione, e quindi anche tutta l'amministrazione comunale, gli operai, tutto il paese, questa è una cosa che non fai da solo. Da dove venite? È la prima volta che siete a Cingoli per le mongolfiere? Per le mongolfiere è la prima volta che siamo a Cingoli, noi siamo di Fano. Dal balcone sembra di volare stando sempre seduto nel cestello della mongolfiera, quindi è uno spettacolo molto emozionante. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una giornata tersa di sole e insomma è uno spettacolo che mette allegria e di buon umore. È una cosa bellissima, non frequente dalle altre parti, ma pubblicizza. È un richiamo per il paese, ecco, propagandare il paese, far vedere il bel paesaggio che c'è da Cingoli e attirare la gente, ecco, per far conoscere il paese. E cerchiamo di attirare la gente, di richiamarla a noi, ecco. Terraggio! Richiamo la telecamera, facciamo yeah!